Ciao a tutti, oggi è il 20 giugno 2018, ci troviamo qui in via Dolsena. Caratteristica questa sera della strada completamente buia. Sono qui col professor Manzini. Buonasera a tutti. Allora, casualmente, dopo una bella serata in pizzeria, ci siamo ritrovati romanticamente in questa via tutta al buio. E possiamo solo immaginare, perché non si vede niente, il bellissimo arredo urbano che ci ha donato la città qualche anno fa. Gianni, riesci a riprendere qualcosa di quello che è rimasto di questo arredo che ha reso lustro alla nostra città? Sono delle macchie sulla pavimentazione, probabilmente acqua. Allora, Corso Virginia Marini, anzi Corso Monferrato, abbiamo le luci che rischiarano un po' via Dossena, ma via Dossena rimane completamente al buio. Non trovi che potrebbe essere un'iniziativa interessante, no? Per quanto riguarda anche tutte queste bollette così care Eh sì, della luce? beh, 3 milioni di euro sono 3 milioni di euro che ci dobbiamo sorbire Ma noi. dici che per caso hanno mica tagliato, Ma io spero di l'Enel ha no. tagliato. Eh no, perché avrebbe dovuto tagliare tutta la città. Comunque fa un certo effetto, cosa Eh dici? sì. Un certo effetto, camminiamo con una certa rilassatezza, anche se per esempio tra qualche ora potrebbe essere anche un po' problematico passeggiare. Vero, No? Non vero, trovi? eh sì. Specialmente Soprattutto per una ragazza. in questa zona. Perché dietro questi anfratti, questi angoli, si potrebbe celare chiunque, qualunque cosa, vero? Giusto. Abbiamo solo le luci delle poche vetrine, le luci diffuse o soffuse delle poche vetrine che fanno il barlume minimo, per non rendere spettrale la città, questa parte della città. Poi dobbiamo tornare perché abbiamo i nostri ospiti che ci aspettano all'inizio della via. Direi che Questa qui è via Caraglio, vedete? Da questa parte qua abbiamo via Vocchieri, mentre invece alle mie qui abbiamo via Milano. cosa dici? Ritorniamo? Sì, torniamo. Sì, va bene. Ecco qua. Questi squarci di luci delle scale dei condomini rendono tutto surreale e in qualche modo anche strano. Noi che siamo abituati ad una luce accecante e continua di notte. Ecco qua un disegnatore, un design. Le poche attività che sono rimaste in via Dolsena, eh. Una signora con un cagnolino. Questo che cos'è? Un altro design? Eh? Non lo so. Questo camioncino
Va bene, allora vabbè. Il okay. Nostro tour notturno. È finito. Peccato che non ci sia la nebbia, perché sarebbe caratteristica di Alessandria proprio. Certamente, certo. Possiamo anche suggerire che nelle giornate nebbiose di novembre ogni tanto con un interruttore spegnere a turno le luci di qualche via della città. Va bene, per rendere le caratteristiche. Sì, anche aromatiche. Aromatiche. Sì, puoi portare la ragazza a fare... E magari il buio ti aiuta più ad essere gentile, qualche abbraccio in più, insomma. Ciao a tutti! Okay. Arrivederci e alla prossima! Va bene. Ciao professore. Arrivederci. Gianni, un po' più di verve, eh? Il buio... È buio oltre la siepe. Con il cappotto di Astrakhan. Ormai titolo, ti vengono in testa tutti questi titoli. E titoli di due film. Con sì, Gregory anche Peck. Anche dei libri, eh? Sì, i film tratti dai libri. Va bene, direi che con questa mano un pochino bloccata su quella camera potresti anche salutare i tuoi affezionati ascoltatori, dai. Là c'è il ponte Meyer, vedete? E qui abbiamo il professor Manzini che se ne va. Ok. Arrivederci. Vabbè, ciao a tutti, ci si vede in un prossimo video.